Budler, ciao e bentornato a bordo da Carlo. Ti inizierò a descrivere quest'oggi uno dei componenti che secondo me rende vivo il computer, come i modem router. Se tu vuoi contattare una persona distante da te, che mezzi utilizzi? Segnali di fumo, un messaggero che ti porti le lettere, un telefono fisso, un cellulare, un satellitare? Questo tu. Ma se invece è un computer che devi chiamare qualsiasi altra parte del mondo, come farà? Beh, anche lui avrà i propri mezzi. Lo potrà fare via cavo oppure via etere. Esistono dei dispositivi periferici che, collegati ad un computer, permettono allo stesso di dialogare con altri dispositivi, raggiungendo distanze incredibili fino all'altro capo del mondo. Questi dispositivi sono equivalenti ai telefoni. Vengono denominati modem o router o modem router. Tramite essi sarà possibile collegarsi alla rete internet ed eseguire varie operazioni. In particolare, il modem è un dispositivo per la pura connessione ad internet di un solo PC. Il router integra normalmente all'interno un modem ed un firewall e fornisce anche la possibilità di creare una rete di più computer per condividere l'accesso ad internet. Il termine firewall indica muro di fuoco, ossia una protezione per il computer per evitare accessi indesiderati dall'esterno. I primi modem erano delle schede interne al PC, oppure esterni, piccole come delle scatoline. La loro tecnologia era di tipo analogico e venivano collegati alle prese al muro con il classico cavetto telefonico. Quando dovevi connetterti ad internet, esso effettuava una vera e propria telefonata, tant'è che componeva il numero del fornitore di accesso ad internet, il provider, e potevi navigare sulla rete, sentendo i classici toni di composizione di una telefonata. Durante il collegamento ad internet, la linea telefonica non era più disponibile per effettuare o ricevere telefonate, per cui, in caso di utilizzo ampio, l'unica alternativa era acquistare una seconda linea telefonica, in modo che ne potevi dedicare una per le telefonate e una per accesso esclusivo ad internet. Lasciando da parte il discorso della sicurezza e i costi degli insidiosi programmi dialer, c'era un altro piccolo problema. I dialer erano dei programmi indesiderati che commutavano, anche a tua insaputa, la linea telefonica da una condizione di costo debole ad una ad ampio costo, facendo lievitare così i costi delle telefonate. Per quel che riguarda la velocità di connessione della linea analogica, quindi il flusso dei segnali, diciamo che era dannatamente lenta. Ci volevano molti secondi, se non minuti, per poter visualizzare, quindi caricare, una pagina di un sito. Fortunatamente ci è venuto in aiuto la tecnologia digitale con la DSL. Con l'avvento di queste linee telefoniche si è potuto risolvere il doppio problema di incrementare notevolmente la velocità di navigazione e poter disporre della linea telefonica libera per le classiche telefonate. L'effetto collaterale di una telefonata durante una connessione attiva è un fastidioso fruscio di sottofondo, eliminabile totalmente applicando dei filtri opportuni sulla presa telefonica. Ma come si collega il modem al computer? Di norma esistono due possibilità: tramite interfaccia USB o interfaccia Ethernet. Non è la semplice forma dello spinotto la sola differenza. I primi modem ADSL avevano la sola presa USB, veloce sì, ma non molto affidabile. Infatti la stabilità della connessione non era garantita al 100%. Nel condividere la mia esperienza con te, posso dirti che connessioni lunghe senza la minima perdita di collegamento erano eventi poco frequenti. A volte poi si aggiungeva come effetto collaterale una non piena compatibilità dei driver con quel dato sistema operativo. Cosa accadeva? Si presentavano delle belle schermate blu che prevedevano quindi il riavvio del PC. Ora le cose vanno un po' meglio, sia per un progresso tecnologico dei componenti interni, sia per una maggior compatibilità dei driver dei dispositivi. Ma le migliori prestazioni si ottengono però tramite la connessione Ethernet
che garantisce una stabilità di connessione eccellente. Le uniche volte in cui si sono verificati problemi di collegamento tramite connessione Ethernet erano riconducibili al provider. Ma quali sono i tipi di modem router? Se sei avverso alla tecnologia wireless come il sottoscritto, potrai utilizzare dei modem che hanno un collegamento via cavo. Il modem sarà collegato alla linea telefonica tramite il cavetto dedicato e invece al PC per mezzo del cavo Ethernet o la presa USB. Credo però che ben presto entrambi questi tipi di collegamenti via cavo andranno nel dimenticatoio a favore dei soli collezionisti. Quelli più performanti di modem hanno più di un'interfaccia Ethernet in modo da collegare diversi computer contemporaneamente e suddividersi così la banda disponibile acquistata dal provider. Per quel che riguarda la trasmissione via Ethernet, facilmente troverai in commercio dei modem router wireless che permettono di collegarsi ad internet in piena libertà, sia come numero di dispositivi possibili, sia senza la noia del cavo. Il router sarà sempre collegato alla linea telefonica con il cavetto dedicato e potrai decidere in seguito se collegarlo al PC o via cavo tramite presa Ethernet o in maniera totalmente svincolata da cavi sfruttando proprio la connessione senza fili. Potrai anche eseguire un collegamento con altri dispositivi mobili tipo smartphone o tablet PC. Il collegamento tra i vari computer e il modem router avverrà tramite un segnale a frequenza di 2,4 GHz a una potenza relativamente bassa. Anche in questo caso i vari computer si divideranno la banda che hai acquistato nel tuo contratto. Lasciando da parte implicazioni di carattere sanitario, concedimi una scivolata fuori tema perché ci calza a pennello in relazione alla trasmissione wireless, al segnale wireless. Ti cito solo per conoscenza che alcuni radar hanno una frequenza di trasmissione del loro segnale anche inferiore a quella dei router, ma le potenze dei radar hanno valori molto molto più alti. Aggiungo per contorno che un cellulare a doppia banda, il dual band, trasmette con frequenza di 800 MHz, 0,8 GHz e 1800 MHz, 1,8 GHz. Quelli a tripla banda arrivano anche a 1900 MHz, ossia 1,9 GHz. Termino la carrellata con l'ormai famosissimo ambitissimo iPad di Steve Jobs della Apple, che oltre alla banda di 2,4 GHz può trasmettere anche alla stratosferica frequenza di 5 GHz. Ora, è pur vero che le potenze in gioco non sono elevate, ma immagina di trovarti in una stanza di circa 20 metri quadri in cui c'è una lampadina di 100 watt, diciamo che fornisce una buona luce, che dici? Immagina che tua moglie o la tua compagna o tua madre avverta che la stanza è un po' buia. Tu che fai immediatamente per non sentirla? Vai ad acquistare una nuova plafoniera, un nuovo lampadario, quindi comprandone uno magari con due portalampade, ed arrivi così a 200 watt. Oltre all'aumento del costo della bolletta e al naturale incremento di luminosità, otterrai anche un incremento di calore emesso dall'oggetto, sei d'accordo? Quindi troppo vicino ti bruceresti. Ora, amplifica questo discorso n volte per n stanze del tuo appartamento o per n appartamenti di un condominio o per n edifici di un quartiere, per n quartieri, n città, per grandi nazioni, per ogni angolo della strada che sarà il futuro. Pensi che più di una persona si brucerà? Come diceva lo straordinario Totò, è la somma che fa il totale. Noi possiamo decidere solo del nostro ambito, forse, e lasciamo purtroppo ai nostri poveri figli e nipoti il lato oscuro di questa tecnologia. Tu che dici, Gudler? Bene, nella prossima lezione proseguiremo il percorso conoscitivo sui modem router. Ora, come al solito, un grosso saluto. Ciao da Carlo e alla prossima!